a causa de que esta alimentación es absolutamente carente y Piccolo si es sentito male. Un bimbo de 5 meses y nutrito solo a base de patate. Y Medici y Hanou riscontrato una grave carenza nutricionale. Così è stato scoperto che i genitori hanno nutrito il figlio solo con del patate, in quanto vegani. Genitori vegani condannati per maltrattamento e fatti si sono verificati a Titsubille, in Florida. La notizia è stata riportata dal Daily Mail. I medici che gli hanno prestato le prime cure, hanno trovato un bambino in pessime condizioni, a causa del grave stato di carenza nutrizionale presentava ossa sporgenti. La debolezza gli impediva di eseguire anche i movimenti più semplici. Occhi incavati. In particolare i medici hanno sottolineato che i valori di calcio nel sangue erano e ai limite della sopravvivenza. Estando a quanto si apprende, Robert Baschi di 31 anni e Julia French di 20 anni, i genitori incuranti del parere dei medici, hanno continuato a nutrire il figlio con una sorta di pure di patate, preparato secondo una ricetta trovata su internet. Il piccolo reagiste alle cure la buona notizia e che il bambino pare che stia reagendo positivamente alle cure. I genitori invece si trovano entrambi detenuti nella prigione della contea di Brevard, in attesa che prenda avvio il procedimento giudiziario a loro carico. Dieta vegana, cosa ci aderiste alla dieta vegana, come i vegetariani, non mangia carne o pesce. Ma a differenza di questi ultimi, non assume anche gli alimenti di origine animale. Pertanto non può rientrare in questo tipo di dieta il consumo di prodotti lattiero caseari, miele, uova. E in effetti più c'è di uno specifico regime alimentare si potrebbe parlare proprio di uno style di vita. Ad esempio in genere i vegani sono soliti impegnarsi in attività sociali volte alla difesa del pianeta e alla promozione di politiche ambientali maggiormente ecocompatibili. Da un punto di vista strettamente nutrizionale questo tipo di dieta espone a una carenza da vitamina B12.